Torna a Gorizia dal 22 al 25 febbraio Expo Mego, la vetrina di cooperazione transfrontaliera del territorio goriziano e isontino per eccellenza, con il meglio delle produzioni locali. Evento collaterale il Jota Fest, sapori di un territorio. Tutto il programma e le notizie sulle pagine Facebook Expo Mego. Un caro saluto da parte di Alberto Pozenel ai 25 telespettatori che mi seguono su Teleantenna. Questa sera siamo alla Pala Verde di via Baden Powell, alla Palestra Verde di via Baden Powell di Monfalcone, per l'incontro fra la ABF, le padrone di casa, e la Pallacanestro Bolzano, seconda forza del campionato. Bene, siamo qua veramente fra pochi intimi, perché evidentemente la gente o è al tendone che c'è in piazza, o alle feste mascherate, da qualche parte. Insomma, poi il carnevale è molto sentito a Monfalcone, e quindi, insomma, morale della favola, siamo veramente pochi intimi. Meno male che siamo al calduccio, perché fuori fa veramente molto freddo. E quindi, agli ordini dei signori Toffolo di Pordenone e Angeli di Cordovado, inizia l'incontro. Vediamo primo attacco dell'ABF, vediamo col numero 7 Gottardi, col numero 18 Miriam Hafner, col numero 6 Nadia Mossong, col numero 12 Benedetta Consorti e col numero 13 Beatriz Villaruel. Contropiede delle bolzanine, palla per Mossong, primo canestro dell'incontro. Pesetti, Zentilin, Erika Britz, Rosati e Deborah Vecchiet per le domace. Entratona di Rosati. Dunque, il pronostico sulla carta sarebbe chiuso, perché Bolzano è seconda con 34 punti e l'ABF è nel gruppetto delle squadre che lottano per non retrocedere a 12 punti. Quindi sulla carta il pronostico sarebbe chiuso, ma non si sa mai, anche perché Bolzano ha perso con Mirano, cioè ha perso contro la squadra che era ultima in classifica. Dall'angolo completamente libera Mossong, sempre lei. Pesetti prende il tabellone, contropiede delle bolzanine con questa casacca di un rosso vivo, sembra il rosso della Triestina. Riceve Gottardi, ben fermata da Rosati, poi chiama alla penetrazione la numero 13 Villaruel, Gisela Beatriz Villaruel. Britz, solito bel movimento, questa volta non va. Britz, che ha veramente dei movimenti da pivot puro. Gottardi per Consorti, passaggio troppo lungo, passaggio troppo lungo per la numero 18 Miriam. Sono due Hafner, Daniela Hafner e Miriam Hafner. Per comodità dirò Miriam, e Britz manda per le terre la Miriam. Per fortuna che gli arbitri non hanno visto. Rimessa di Zentilin
Rosati è chiusa, Debora prende il ferro, in palleggio Gottardi. Villaruel, palla sotto, fuori ferro, prende rimbalzo Villaruel, completamente libera Consorti, pescalta molto bene sotto canestro. 7-2 per Bolzano e palla alle ortiche e c'è il primo time out. Dunque allenatore dell'ABF il signor Michele Poletto, Giampaolo Duse è sempre a casa per via di un brutto infortunio casalingo, come sempre succede, i più brutti infortuni che si fanno sono quelli in casa, magari facendo le cose che si fanno mille volte, e quindi è ancora KO per Bolzano, allenatore il signor Alessandro Pezzi, coadiuvato da Andrea Chiste e Alessandro Grazioli. Rimessa delle bolzanine. Consorti subito nell'altra metà campo per Mossong, che parte a segno di nuovo Mossong, non può nulla la Briz. Pesetti, primo break dell'incontro, fallo della numero 7 Gottardi. Rimessa di Zentilin sotto per Rosati sulla linea di fondo, si alza, no, riparte Bolzano sempre con Gottardi. Villaruel viene mandata per terra dalla Rosati. Rimessa sempre per Gottardi, Mossong, Villaruel dall'arco spara Consorti, ma mi sembrava un doppio della Rosati, e poi Zentilin. Tripla di Zentilin. Ancora Mossong. Incontenibile per il momento. E c'è Deborah Becchier che viene falciata in area e poi urla, due urlacci proprio l'arbitro. Completamente libera Gottardi, che poi vede un taglio, subisce il fallo di Pesetti. Lavaroni per Briz. Ma sono già quota 9. Però. Alla rimessa per Consorti. Villaruel penetra sottomano, non va. Rosati per Zettilin, a rimorchio la Debora,
Pesetti piazzato, no, riparte Bolzano, Villaruel, brutta palla però per Consorti. Rimessa sempre delle bolzanine. Nadia Mosson dell'86. Arresto e tiro molto bello di Gottardi. Pesetti. Cossaro. Rosati dall'arco, lungo, prende l'imbalzo Lavaroni. Vediamo se Pesetti mette un po' di ordine in questo caos. Tiro che non arriva neanche alla retina, non dico al ferro, neanche alla retina. Quarnial per Pesetti. Vediamo se Quarnial mette un po' più di ordine alla manovra delle cantierine. Blocco di Gottardi per Villaruel che dopo riceve, bel gioco a due. Blocco di Gottardi e che poi va a smarcarsi in area, Villaruel la segue, la vede, è entrata di sinistra, alta palla di Gottardi che si invola e fallo di Lavaroni. La panchina chiede l'antisportivo, ma gli arbitri non sono di questo avviso. In lunetta, no scusate, non è Gottardi, è Consorti. Quindi il canestro prima l'ha fatto Consorti. Benedetta Consorti, anche lei dell'86. Palla recuperata da Cossaro. Rosati. E Quarnial porta fuori il pallone. In palleggio Gottardi. Miriam blocco per Villaruel, blocco invece di Consorti. Uno contro uno contro deve anche Consorti. Anche Consorti, mo bel inizio di Consorti. Uno a uno veramente che costringe Vecchietta al fallo. Bel inizio anche di Consorti. Sette punti. Esce Gottardi, entra col numero 3 Luppi. Corto. Riceve Lavaroni. Esce dall'area Vecchietta. Quarnial. Entrata di Quarnial. A segno. Più 11 Bolzano. Luppi, Consorti. Gioco molto esterno. Mossong. Riceve di nuovo. Viene stoppata dalla Debora. Ma azione, diciamo, non molto lucida da parte di Bolzano questa. Lavaroni da fuori, no, rimbalzone di Vecchietta, no, neanche questo tentativo, contropiede di Bolzano, Villaruel dall'arco prende il ferro, Villaruel ancora virgola,
Villaruel e Monsong, che sono le prime due marcatrici del torneo. In questo momento Monsong ha scavalcato Villaruel. Rosati, penetrazione, finta, no, Miriam, contropiede e poi butta veramente la palla alle ortiche, la Luppi. Esce Villaruel, entra col numero 1 Pezzi, Verena Pezzi. Quarniali in palleggio, vede la Briz. Cossaro, palla molto telefonata. Passaggio, un brutto passaggio questo, così a parabola, molto prevedibile. Masson porta la palla fuori, 30 secondi al termine. Quarniali in palleggio, Lavaroni, Lavaroni tripla, a lei piace tirarla fuori, non le piace fare a sportellate in area, ma le piace tirarla fuori. Tanto alle sportellate ci pensa la Briz. Monsong, anche lei dall'arco, no, Pezzi, e il primo periodo si conclude con Bolzano in testa per 18-10. Marcatori, vediamo, Rosati 2, Zentilin 3, Quarnial 2, Lavaroni 3 per le Domace, Monsong 9, Consorti 7, Gottardi 2 per le Bolzanine. Oh, dunque, intanto dobbiamo ancora vedere in campo Giulia Furlan, che c'è, che in tre partite viaggia alla media di 20 punti a partita, più rimbalzi, più palle recuperate, più bla bla bla. E poi dobbiamo vedere ancora questa Villaruel che ha fatto virgola fino adesso. Per dire, la classifica marcatori del campionato vedeva Villaruel prima 378 punti, seconda la Monsong 375, quindi adesso la Monsong ha superato la Villaruel. Poi Giulia Pegoraro 332 di Pegoraro di Rodigium, poi la Giulia Janesic dell'Inter Club 308 e poi Darma Milic 292 al quinto posto. Darma Milic che nell'ultima partita ha squaccato ben 35 susine. Eh sì, Darma Milic secondo me una delle migliori guardie del campionato. No, su questo non ho alcun dubbio. Tra l'altro poi l'ABF, il prossimo incontro infrasettimanale, lo giocherà proprio contro l'Oma a Trieste. Riceve Quarnial, va verso il blocco di Lavaroni, Lavaroni si sposta, c'è Briz, dalla Briz, vediamo Briz, girati, bravissima, bravissima, e sia, è un gioco che sa fare ormai a memoria, date la palla alla Briz. Monsong va via a Lavaroni, Lavaroni commette il fallo quando ormai vedeva il numero della targa. Insomma, Brizza, questo movimento che è veramente bellissimo da vedere, perché è un movimento da pivot puro, poi lei sa usare bene anche i gomiti, usa molto bene il corpo. Date la palla alla Briz, altro fallo.
sempre, questa volta di Cossaro? Sì, Cossaro. Mossong in lunetta. Erika Briz, che è stata una delle protagoniste della vittoria della BF a Montecchio Maggiore, insieme a Giulia Furlan e a Martina Rosati, Erika Briz ha segnato 18 punti. Eccola, eccola. Le rubano la palla, esce dalla mischia. Poletto chiede fallo. Pezzi per la numero 15, Daniela, che riceve di nuovo. No, Toniutti perde la palla di nuovo Daniela. Mossong e Mossong from downtown. Mossong a quota 14. Quarnial, Lavaroni, palla sotto per Briz e c'è il fallo di Daniela Hafner. Esce Consorti, entra col numero 23 Giulia Bertol. Palla per Lavaroni. Pezzi. Luppi. Daniela si ferma. Aveva tutto il tempo per tirare e si ferma. Ha un backdoor di Mossong. Mossong veramente una brutta cliente. Lea per Lavaroni. Villaruel per Mossong. Villaruel. Luppi. Altra palla buttata via da Luppi. Quarnial prova il tentativo. E poi viene fischiato un fallo a forse a Rosati, che adesso recupera la palla. Toniutti spinge, dice l'arbitro Toffolo. Pezzi, c'è il taglio di Villaruel. Primo canestro di Villaruel. Più 13 Bolzano. Palla per Briz. Passaggio troppo. L'arbitro ha visto un tocco. Passaggio troppo violento per la Toniutti, ma l'arbitro vede un tocco. Eh sì. Adesso c'è il fallo di Bertol. Riceve Rosati, tenta l'entrata, viene fermata. Piazzato di Lea.
pezzi per Bertol, fuori per Villaruel, tenta l'entrata, viene fermata da Lea, molto bene, e poi c'è un tiraccio di pezzi. Rosati, ma con Lupi, Lupi con... oh mamma mia, vergognosi, oh mamma mia, Lupi con le mani addosso alla Rosati. Andai al carnevale, pagliacci. E qua piovono i soliti insulti. Carnevale, buffoni. E qua cominciano gli insulti agli arbitri. Lupi, Villaruel, Daniela, fallo di Quarnial, no, fallo di Rosati, fallo di Rosati, primo fallo. Fuori Briz, dentro Giulia Furlan e anche Zentilin per Toniuti. Ricordo che la BF è praticamente senza Ilaria Florit fino alla fine della stagione. Zero su due per Daniela. Lupi penetra, scarica nel traffico, uno scarico non molto felice secondo me, troppo traffico. Rimessa bolzanina, Villaruel, e poi c'è un mismatch con Bertol. C'è sul raddoppio a Villaruel, si è sbarcata a Bertol e Villaruel giustamente l'ha vista e l'ha servita. State facendo una porcheria! Pezzi intanto placca in modo rugbistico la Giulia, rientra Mossong. Riceve Lea, Rosati, triplicata, perde la palla in una situazione di difficoltà, completamente libera Villaruel, Nuu, Mossong, Lupi, tiro stranissimo, senza logica, senza ritmo, senza movimento, una pazzia della Lupi. E perde di nuovo palla la BF, momento di momento di caos. Arbitri, un po' di coscienza, un po' di coscienza. Due punti soli della BF nel secondo periodo, parziali di 9 a 2 per le bolzanine. Dunque Bolzano viene dalla vittoria a più 11, viene dalla vittoria a più 11 con Ponzano. Poi da un'altra vittoria contro Loma di 6 punti. Poi viene dalla vittoria e comunque contro Casarsa più 13
e soprattutto viene dal più 33 contro Montecchio. E prima aveva perso Bolzano sempre a Muggia con l'Interclub di 10 punti e prima ancora aveva perso contro Milano, sempre trasferta di 3 punti. In attacco Bolzano, Bertol, rimbalzo offensivo delle bolzanine, Villaruel viene brutalizzata e poi un altro rimbalzo vincente di Bertol con fallo. Sporcaccione, ancora salti in banchina. Vergognoso. Fallo subito e canestro. E ancora un risultato. Vergognosi, e la banchina fa schifo, esulta sui falli non fischiati. Tiro libero per aggiuntivo per Vergognosi per Bolzano. Rientra la numero 7 Gottardi. Più 17 Bolzano. Sì, però la BF deve segnare. Ha segnato 2 punti in 6 minuti. Un po' poco. Rosati, che passaggio. Poletto per Giulia. E poi Gottardi si ferma per un colpo ricevuto al volto. Rimessa sempre della BF. A meno 14 secondi da giocare. Blitz per Rosati. Riceve Blitz. Pesetti dall'arco. No. Cerca di recuperare Poletto, ma la palla è fuori. Esce Gottardi, entra Luppi, Mossong per Villaruel, Daniela per Mossong, si gira, si rigira, viene stoppata dalla Lea e scadono i 24 secondi. Ma insomma un buon lavoro di Lea Poletto. Comunque secondo periodo veramente di una bruttezza unica. La BF che non segna. Bolzano che non fa un break perlomeno di 30-40 punti, così vive di rendita per tutto il resto dell'incontro. Altra palla e subisce il fallo, questa volta la Giulia lo ammette, Daniela che si dà il cambio con Miriam. Riceve Giulia, riceve un altro fallo. Due liberi per Giulia.
1 su 2. Predominio ai rimbalzi sia difensivi ma anche qualche buon rimbalzo offensivo di Bolzano. Miriam riceve Mossong, si ferma, tira, no, palla contesa ed è Bolzanina. Speriamo che passi presto questo secondo periodo perché è veramente di una bruttezza. Altra palla contesa, questa volta è biancazzurra. Ecco qua. La ottima Daniela Hafner fa il suo lavoro e poi si accomoda in panchina. Pesetti. Dalla Briz. Pesetti. Zentilin. Tenta la bomba, poi però recupera. Sotto per Giulia Furlan, appoggio e canestro. Fallo di Giulia Zentilin. Time out. Allora, miglior attacco del torneo Interclub Muggia 1338. Al secondo posto la pallacanestro Bolzano 1309. Miglior difesa Ponzano 915. Seconda miglior difesa Sarcedo 963. Peggior attacco nuova pallacanestro Treviso 877, seguita dal Juno San Marco 924. Peggior difesa l'ABF 1294, seguita da Casarsa 1232. In lunetta la numero 13 Villaruel. Uno su due. Rimbalzone di Miriam. Mossong. Libera Miriam, si gira, no, questa volta il rimbalzone è di Giulia. Pesetti. Zentilin. Brutto passaggio per Briz, cioè l'idea di servire la Briz è ottima, ma bisogna anche saper passare. Tiro di Bertol, no, di Bertol, della numero 23, sì, Giulia Bertol. Villaruel. Mossong, no, oh mamma mia che confusione. Pesetti. Zentilin.
palla bianca azzurra. Ma che non? Dunque, se la numero 23 è la Bertol, quella che ha segnato prima, che io ho chiamato Bertol, in realtà è la Rossetto. Broccolo! 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 Rimessa di Rosati per Furlan, che poi viene scaraventata per terra. Palla per Mosson, 1-2 con Villaruel e subisce fallo. Dai che per il muso! Dai che per il muso! In lunetta Villaruel. Vergognosi! C'è la via, c'è la Villaruel che usa, diciamo, un'espressione non molto, diciamo, che non da suora Orsolina. Tentativo di Rosati, 20 secondi al termine di un periodo veramente fra i più brutti che ho visto in questi anni. Più che basket, direi che è un misto fra wrestling, lotta greco-romana e kickboxing. E finalmente il periodo è finito. È finito il primo tempo, 30-15 per Bolzano. Ci risentiamo. Niente la vergogna del basket. Ed eccoci, cari telespettatori di Teleantenna, cari 25 telespettatori di Teleantenna, forse qualcuno di meno questa sera per via del Carnevale, e al secondo tempo di ABF Pallacanestro Bolzano, dopo un primo periodo, diciamo così, abbastanza decente, terminato 18-10 per le bolzanine, abbiamo assistito a un secondo periodo veramente orripilante, caotico, soprattutto da parte dell'ABF, che ha segnato la miseria di 4 punti in un periodo. Fallo fischiato a Pesetti. Secondo periodo nel quale il pubblico monfalconese si è scatenato a base di insulti contro i due fischietti, che è vero, non stanno facendo, cioè stanno proteggendo molto Bolzano. Bertol, ultimo tiro allo scadere, è vero questo. Però diciamo che l'ABF da parte sua non sta giocando bene, anzi ha fatto un secondo periodo veramente brutto. Rosati in palleggio, Bolzano più 15, palla per Lavaroni, piazzato di Lavaroni, no! Villaruel, palla sotto per Mosson, bella palla di Consorti che sta giocando veramente bene. Il trio Consorti, Mosson, Villaruel, anche se Villaruel questa sera per il momento non è pervenuta. 3 secondi di Lavaroni. Luppi.
riceve Consorti, spalle a canestro, ribaltamento per via Ruel, cross per la testa di Icardi, altro rimbalzo offensivo, Luppi, no, e poi c'è Consorti che sposta visibilmente Rosati, che spinge Rosati, e l'arbitro dal tecnico alla panchina. No, questa volta veramente si è visto nettamente la spinta. Luppi. No, questa volta veramente palla per via Ruel, viene spinta anche lei. Qua c'era un altro fallo. Diciamo che la coppia arbitrale ha perso un po', si è lasciata sfuggire la partita. Intanto c'è un cross di Rosati per la testa di Belotti. Qua c'è un'infrazione di piede non fischiata. E poi una palla che va nei seminati. Insomma, mi sembra veramente la più brutta partita dell'anno. Pesetti va a finire sul blocco di Consorti. Mossong riceve di nuovo da Consorti. Quindi confermo, Bertol col numero 23 e la sua compagna, allora era Greta Rossetto, che ha segnato 4 punti nel secondo periodo. Mi sono confuso, scusate, ma mi sono confuso con i numeri, perché i numeri di Bolzano sono rossi su un fondo rosso. Ho paura che anche il terzo periodo sarà della stessa bruttezza del secondo. Ribaltamento per Giulia, marcata da Mossong. Rosati, penetrazione e sfondamento su Luppi. Togliuti per Rosati. Intanto continuano a piovere insulti e invettive contro gli arbitri. Anticipo di Giulia. Consorti per Gottardi e c'è il fallo di Luppi. Rientra Briz per Zeltilin. Guarnial pressata da Villaruel, mani addosso, più 18 Bolzano. La BF deve ancora segnare nel terzo periodo.
Guarnial. Intercetto. Parte il contropiede. Consorti, Villaruel. Elude la marcatura di Giulia, poi subisce il fallo di Briz. No, di Guardial. Villaruel. Mossong. Perde la palla, no, la recupera Gottardi. Consorti. E all'ultimo secondo. Consorti veramente. Briz, bellissimo questo suo movimento. Un po' ostacolato. Bolzano più 20 e poi sulla mattonata di Villaruel non controlla Furlan. È un canestro all'ultimo secondo di Consorti, un po' scavato, eh? Un canestro della ditta Bonfalscavi. Consorti, Gottardi, rimessa sempre delle bolzanine, Villaruel penetra e subisce fallo. Dalla lunetta per l'aggiuntivo Villaruel. 6 punti, Mossong a 17. Lavaroni, Toniutti, passa direttamente a Mossong, contropiede, Villaruel sotto per la numero 15. Daniela. Più 25 Bolzano. Altra palla persa. Consorti. A segno comodamente. 11 punti. Più 27 per Bolzano. L'ABF non pervenuta, diciamo che qua ci sono le controfigure, le atlete sono alla tenda in Piazza della Repubblica per la festa di Carnevale. È desolante il tabellino dell'ABF, Rosati 2, Zentilin 3, Guardial 2, Lavaroni 3, Briz 2, Giulia 3. Sembra il tabellino di una partita di mini basket. Per le bolzanine invece Mossong 17, Consorti 11, Gottardi 2, Villaruel 6 e se si sveglia la Villaruel qua la BF alla fine della partita beve l'amaro Caporetto questa sera. Questa sera la BF, se si sveglia la Villaruel, beve l'amaro Caporetto. Rossetto 4, Daniela 2. Dai ragazze, cercate. Beh, sarebbe triste finire un periodo a 0 punti, eh? Infrazione di passi. Infrazione di passi, sì. Gottardi,
Gottardi, Villaruel, di nuovo Gottardi, suona la sirena dei 24 secondi. Meno male per l'ABF che anche Bolzano ha dei momenti veramente di anti-basket, perché sennò il passivo sarebbe ancora più pesante. Giulia si gira, Briz. No. Contropiede, Villaruel. E fallo di Rosati su Villaruel. Villaruel 0 su 2. Ma voi vi immaginate se era in serata anche la Villaruel? Cioè, a questo punto erano 82 a 15. Bel gioco a 2 e va a segno Gottardi. Bolzano gioca, la BF no. Briz si gira, corto, altro contropiede, Villaruel, stoppata da Giulia. E numero 15 subisce fallo. Daniela, si fa male al ginocchio la Briz. Dentro Vecchiette per un cambio alla Jim McGregor. Dentro Vecchiette, Zentilin e Pesetti. Uno su due per Daniela. Non esiste il tagliafuori. Di nuovo Daniela. Gottardi. Tripla di Gottardi. Più 33 Bolzano. Qua la BF è in una serata da sommergibile San Juan. Vecchiette. Subisce fallo. Pezzi per Mossong. Due su due per Vecchiette. Quindi a quota 3 Zentilin, Lavaroni e Giulia, a quota 2 Rosati, Guardial, Briz e Vecchiette. Per un totale di 17 punti. Gottardi piazzato. No. Pesetti. Di nuovo Pesetti. Lea. Lavaroni. Prende il ferro. Via.
Backdoor di Villaruel che lascia sul posto la Zentilin. Villaruel a quota 8. Altra palla rubata da Villaruel, indiavolata. Subisce un altro fallo da Poletto. E l'arbitro fischia l'intenzionale. Time out. Ma una decisione veramente che non sono assolutamente d'accordo. Era un tentativo di stoppare la Villaruel, ma non è antisportivo. Vabbè, ormai la partita è così. Dunque nel prossimo turno Pallacanestro Bolzano dunque ospiterà la cestistica Rivana, mentre l'ABF giocherà contro l'Oma a Trieste. Il turno infrasettimanale. Mercoledì 14 Bolzano contro la cestistica Rivana, giovedì 15 ABF contro l'Oma a Trieste. Uno su due per Villaruel. Gottardi. Bolzano più 34. Questa è la... Sì, è la Rossetto. Sì, col numero 27. Daniela 1 su 2. Parziale del terzo periodo 22-2. Una imbarcata veramente epica. 22-2. Pezzi. Stavo seguendo il battibecco in campo tra la Vecchietta e la Lavaroni. Intanto c'è una capocciata tra la Zentilin e la Gottardi. Giulia Zentilin viene accompagnata fuori dal campo. Gottardi invece ce la fa. Rimessa di Pezzi. E ultimo tentativo di Gottardi. Terzo periodo che si conclude 52-17 per le bolzanine. Dunque, i parziali dicono così: 18-10 il primo periodo, poi
12-5 il secondo, che è stato un periodo da museo degli orrori. Terzo periodo non da meno, parziale di 22-2 sempre per le bolzanine. Bene, il parziale della BF non li leggo perché è roba da mini basket. Per le bolzanine Mosson 17, che è una cosa un po' più seria, Mosson 17, Consorti 11, Gottardi 7, Villaruel 9, Rossetto 4, Daniela Hafner 4. Si aprono scommesse se la BF questa sera arriverà a quota 30. Se arriva a quota 30, i dirigenti secondo me stappano lo spumante. Torna a Gorizia dal 22 al 25 febbraio Expo Mego, la vetrina di cooperazione transfrontaliera del territorio goriziano e isontino per eccellenza, con il meglio delle produzioni locali. Evento collaterale il Jota Fest, sapori di un territorio. Tutto il programma e le notizie sulle pagine Facebook Expo Mego. 52 a 17. Quarto periodo. Pesetti. Ma è una partita che non ha più nulla da dire, Quindi se proprio volete distrarvi con qualche altra cosa un po' più nazional popolare, cambiate canale e guardatevi il Festival di Sanremo. Pesetti, tentativo che tocca la retina, Villaruel, Gottardi, per pezzi. Anche questa è una bruttissima azione, poi il rimbalzo lo prende Hafner, bruttissima azione, cioè, anche Bolzano ogni tanto fa veramente dell'antibasket. Pesetti, no, prende il rimbalzo Lavaroni, si lamenta per un fallo subito. Villaruel completamente libera, scarica, intercetta Cossaro, Lavaroni, sassata contro il tabellone, Pezzi. Pesetti, vede dall'angolo Lea, no, Gottardi, vede Villaruel che si infila in mezzo a due e va a segno, 11 punti per Villaruel. Diciamo che ormai per Bolzano questa non è una partita ma è una specie di allenamento, più 37. Rorato e Briz per Lea e Vecchietta.
Fabriz. Peccato, aveva preparato bene il tiro. Di nuovo Villaruel, che non, secondo me corre, si dà da fare, perché non vuol perdere il primato della classifica marcatori, che in questo momento la vede seconda dietro la Mossong. Sbaglia. Finalmente vediamo un rimbalzo anche della Lavaroni. Cossaro. Briz dall'arco. No, non è il suo forte. Mossong. Villaruel. Pezzi di nuovo dall'arco, no, rimbalzo di Rossetto, che viene poi abbracciata da Cossaro. Insomma, all'andata la BF aveva preso, ne aveva prese 33, ma insomma fuori casa, vabbè. Questa sera in casa le sta prendendo per il momento 37. Secondo me la BF non arriva questa sera a quota 30, c'è la tripla di Mossong. 20 punti per Mossong. Per me la BF questa sera, lo ripeto, non arriva a 30 punti. Pesetti, che mi ha ascoltato, vuole fare un tentativo. Palla rossa. Bolzano più 40. Mossong. Ancora lei. Altra tripla. Dopo un'inflazione evidente di pezzi. Rorato. Contropiede, sempre via Ruel. Fermata da Pesetti. Alza i gomiti, Brizzi. Anche Poletto. Con molta educazione ricorda che probabilmente è un fallo di doppio palleggio. Punteggio che sta diventando terrificante, per le domace. Tredici punti per Villaruel, che si accomoda e lascia il posto a Bertol. Più 45 per le bolzanine. Pesetti. Vai Lunetta. Pesetti, 1 su 2, un punto. Pezzi, Bertol dall'angolo, anche Bertol tripla. Ulla. Bolzano più 47. Giulia Rorato. Toniutti, tentativo che non va. Mossong.
Daniela Mossong, blocco di Daniela, tiro Sbilenco, palla bianca azzurra. Rizzi, picchia con le ginocchia che non ti vede. La BF che sta facendo peggio del terzo periodo, cioè nel terzo periodo aveva segnato 2 punti, in questo un punto solo. Rorato, no, svetta Rossetto, recupera Pezzi, Bertol, no, e Daniela che viene brutalizzata dalla Briz. No, scusate, non è Daniela, è Miriam. Daniela in panchina, Miriam. Uno su due. Fuori Mosson e Pezzi, dentro Villaruel e Luppi. Pesetti. Azione molto laboriosa. Ecco la Briz. Toniuti. Sospensione. No. E c'è un fallo fischiato a Rorato. No, a Poletto. Rossetto, palla 2 e biancazzurra. Poletto, Toniuti, Rorato, cerca di fare un numero alla Rosati ma non le viene. Va bene, chiudiamo questa pratica prima possibile perché Bolzano praticamente si sta allenando e l'ABF non sta combinando praticamente nulla, un punto nel quarto periodo su tiro libero. Due punti su tiri liberi nel terzo periodo, praticamente non segna su azione dal primo tempo. Miriam 3 punti. Meno 50. Fallo in attacco alla Briz. Coglione! Ti ha raggiunto il colmo, Mona! Ti ha raggiunto il colmo! Ti ha detto che la prossima è precipizio, Mona! Brizzi più forte la prossima, più forte! Bertol. Beh, ormai c'è poco da
c'è poco anche da commentare, insomma, una partita dove ci sono 50 punti di differenza. Diciamo questo: per Bolzano un allenamento, per l'ABF diciamo così una esibizione da mini basket, arbitraggio penso il peggiore che ho visto negli ultimi anni, totalmente insufficiente. Quindi mettete questi tre ingredienti, mettete questi tre ingredienti e diciamo così, non so, godetevi la festa di Carnevale o godetevi piuttosto il Festival di Sanremo. Di nuovo Toniuti ruba palla, si invola e segna il suo secondo canestro. ABF che a fatica raggiunge quota 22. Un minuto al termine. Diciamo che Toniuti in questo caso fa un favore alla Rossetto, perché Rossetto invece di far muovere l'arancia se la teneva lì, e Toniuti le ha fatto un favore. Zero su due. Poletto, Villaruel, Lancialuppi per Miriam che va a segno. 5 punti per Miriam. sì, veramente sì, no, ma è vero, esatto. Pesetti, un'entrata con diventa un cross, veramente la più brutta partita del Rorato a segno, senz'altro la più brutta partita vista quest'anno alla Palestra Verde. Campo fischiato alla Luppi. E Bolzano porta a casa questo allenamento, chiamiamolo così, più 46. Un buon allenamento, ecco. Pesetti. Allo scadere Pesetti. Bene. E il cliconto si conclude 70-26. L'avevo detto che la BF non arrivava a 30 punti, eh? L'avevo detto. Bene. Bene, buon carnevale a tutti. Buon Festival di Sanremo. E se proprio volete farvi del male, rivedetevi questa partita. A tutti buona serata. Siamo qua con Coach Pezzi. Beh, complimenti per la vittoria. Cosa si può dire di una partita del genere? È stato un buon allenamento. Ma noi rispettavamo molto Monfalcone, perché con il ritorno di Giulia, che è una grande atleta, una grande donna, avevamo paura di incappare in una giornata difficile e quindi eravamo molto preparati per questa partita. E devo dire che questa preparazione poi ci ha aiutato a superare tutti i momenti della partita nel migliore dei modi. Voi avete le vostre due frombolliere, che sono la Mosson e la Veyeruel. A me personalmente mi è piaciuta molto la Consorti questa sera.
Sì, Benedetta questa sera ha fatto una grande partita, molto tranquilla, molto rilassata, ha smistato degli ottimi palloni, ha giocato anche molto bene Gottardi oggi, che sta crescendo in vista dei playoff. Direi però che la cosa più rilevante a livello tecnico è stata la difesa, cioè noi abbiamo difeso di squadra per 40 minuti e difatti una ottima squadra come Monfalcone è rimasta, mi pare, a 22. Sì, 22. Sì. E non è rimasta a 22 perché ha tirato male, ma è rimasta a 22 perché ha tirato poco, non riuscivano a tirare proprio. Diciamo che è rimasta a 22 anche perché ha avuto una serata veramente disastrosa, cioè il tabellino dice 3 punti una, 2 punti quell'altra, non vai lontano nel basket con questo tabellino. E se ci sveli un mistero, come avete fatto a perdere con Milano? Ma guarda, intanto tutte le squadre devono essere trattate con sommo rispetto. La seconda cosa è che noi siamo partiti alle 8 di mattina dell'8 di dicembre, che in Alto Adige è una data maledetta, perché per fare Bolzano-Verona c'erano 6 ore di coda in pullman. Quindi noi praticamente per fare un Bolzano-Milano abbiamo impiegato, mi pare, 9 o 10 ore di pullman. E le ragazze erano abbastanza stravolte. In più Milano ha giocato molto bene, in più noi abbiamo giocato male e in più hanno fatto canestro all'ultimo secondo in gancio da metà campo, e quindi il combinato disposto è stato un bel bagno di umiltà per noi, che io utilizzo in ogni partita perché evoco lo spettro di Milano e mi aiuta molto. Va bene coach, buon proseguimento, in bocca al lupo per il torneo. Grazie. Io l'ultima cosa che volevo dire, la squadra qui di Monfalcone sono delle ragazze stupende, devo dire che hanno purtroppo un pubblico becero. Pubblico becero cosa significa? Che non ha nulla di sportivo, è sempre pronto a lamentarsi e non aiuta nemmeno le ragazze di casa, perché poi gli arbitri ovviamente hanno delle opinioni sui fischi che vengono anche indirizzate dal comportamento di questo pubblico becero. Dirò di più e poi chiudo, che il presidente non può impedire a queste persone di frequentare la palestra, ma consigliarle caldamente, sì, di stare a casa non sarebbe male. Dopo arrivano le multe. Esatto, ma non solo le multe, ma anche un alone di antipatia nei confronti di giocatrici che sono stupende, perché le ragazze di Monfalcone sono sempre state nostre leali avversarie e ragazze estremamente in gamba, e quindi non vedo perché debbano sopportare un pubblico così. Io sono anche presidente di società. Se io ho un pubblico così a Bolzano lo butto fuori dalla palestra, cioè mi metto io, li prendo e li butto fuori. Scusate lo sfogo. No, niente, va bene, coach. Va bene, buon proseguimento. Grazie mille. Ciao. Grazie. Ciao. 3, 2, 1. Vai. Allora, coach Poletto, cosa si può dire di questa partita? Si può dire che loro, per l'amor del cielo, sono superiori, però abbiamo fatto 28 falli a 9, un fallo tecnico di una sedicenne che non fa un fallo neanche a pagarla d'oro, hanno difeso anche loro e sono state graziate tutti i falli sui nostri pivot dove avevamo un vantaggio. Allora io credo che non debbano avere queste non gli servono questi regali. Non so, io ho visto questa partita qua, vincevano lo stesso, per l'amor del cielo, ma hanno esasperato gli animi in una maniera incredibile, secondo me. Allora, secondo te questo arbitraggio qua ha peggiorato un ABF che era, diciamo, non in grande serata, o, diciamo così, un ABF che fosse, sarebbe stata più in partita, un ABF più in serata? Sicuramente noi non abbiamo avuto una grande serata, però sai, se io comincio a bloccarti la numero 13 loro o la 6 facendo falli e non me le fischi, io ti limito nei punti più forti. Se tu ogni volta che la Briz prendeva prendeva posizione sotto l'area, o la Giulia prendeva la posizione, consenti certi tipi di marcature, sai, limiti nei punti di forza. L'altro sabato fischiavano i falli quando facevano i falli sotto canestro e la Briz ne ha fatti 18 e la Giulia 22. Allora è chiaro che se tu
limiti, punti di forza di una squadra, io non dico che vincevamo perché loro sono più forti, però sicuramente non andiamo a casa con 50 punti. Non lo so, io ho visto questa partita, non so tu cosa ne pensi, ma a me è sembrato che loro non consentissero a noi nessun contatto, alcuni falli addirittura su chiamata. Ho capito che la Villarroel è la più forte del campionato, ma fischiavano fallo. Sotto noi non fischiavano assolutamente, molto poco, molto molto poco. No, la mia impressione è che la BF questa sera non era in una gran serata e la cosa è stata peggiorata anche da, penso, il peggior arbitraggio che io ho visto quest'anno. Io ti do ragione, Bolzano probabilmente avrebbe vinto lo stesso. Ma ci sta, anche perché la BF non era in gran serata. Ma certo, ma ci sta, ma capisci che lui fa facile allenatore, dire non crescete con questo pubblico, ma al mio posto lui avrebbe fatto lo stesso, perché se non ci fai giocare con le nostre giocatrici in questo momento più forti, è chiaro che abbiamo difficoltà a canestro. E quindi, dopodiché, sono d'accordo con te, non abbiamo beccato una casa da fuori. Però, sai, ultimamente noi abbiamo puntato molto sul gioco da sotto. Se tu questo non ci fai giocare, perché qua c'erano almeno, quando abbiamo attaccato qua, almeno 4-5 falli sulla Giulia, incredibili. Allora, sai, dopodiché io ho pensato anche di lasciarla riposare la Giulia, che veniva dal lavoro. Io dico solo questo, nel senso che non riesco a capire questi arbitraggi. Guarda, quando si va a giocare fuori sono sempre arbitraggi, se possono essere un po' casalinghi, non granché casalinghi, però meno che qua, vuoi dire. Ma Dio, tu ti ricordi un arbitraggio casalingo qua? Oggi, sai, non potevo dire niente, ha fatto un doppio, mi ha detto cerca nel regolamento dove è scritto il doppio, mostrami, dai, un doppio clamoroso. Era un doppio clamoroso. Allora io dico, non succede niente, non cambia niente, perdiamo lo stesso, però esasperi il pubblico, rischi di farsi male le mie giocatrici perché aumenti oltremodo l'agonismo. E hai rovinato una partita che comunque andava a finire, che il Bolzano la vinceva. Va bene, guardiamo avanti, adesso c'è l'Oma. C'è l'Oma, non so, sarà dura, non so chi riuscirà a venire a giocare. Non è facile con l'Oma. È un'altra squadra dalla difesa molto aggressiva. Sì, è una sai, dopo vedremo, anche lì vediamo l'arbitraggio. Sarà casalingo. Ma può darsi, però ti ripeto, non è per far polemica, però cioè, se io voglio avvantaggiare una squadra, lo faccio avvantaggiare anche limitando i loro punti di forza, no? E questo mi dispiace, perché all'andata siamo sempre stati cazziati dal pubblico, derisi, e quindi ci tenevo a fare un po' meglio. Va bene, coach, in bocca al lupo per la trasferta. L'appoggio di Tuiac in qualità di consigliere